Buonasera, bentrovati. Eccoci qua. Molte le notizie che arrivano anche oggi da Genova. Passato il giorno del dolore, passato naturalmente solo dal punto di vista temporale, perché il dolore resterà, non passerà mai per la tragedia del Ponte Morandi. A dimostrazione è anche quello che state vedendo qui a mio fianco, cioè sono le immagini che arrivano in diretta da Genova in questo momento, da Piazza De Ferrari, dove è in corso una manifestazione spontanea della popolazione in ricordo delle vittime, delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Vi dicevo, passato temporalmente almeno la giornata dello straziante addio, dell'ultimo saluto delle vittime, oggi è stato il giorno delle verifiche, dei controlli. Per la prima volta i tecnici della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture, quella voluta e annunciata, l'avete sentito in questi giorni dal Ministro Toninelli, sono saliti su quel che resta del Ponte Morandi. E quello che sta emergendo è che, come peraltro avevamo raccontato per bocca di molti ingegneri strutturisti che abbiamo intervistato in questi giorni, la soluzione, la causa di questo crollo non è così immediata, non è così semplice da trovare, perché in un sistema complesso, come diceva Bernard Shaw, la soluzione semplice c'è ma è sbagliata. Infatti sentirete che si parla di diverse concause che hanno probabilmente provocato il crollo del ponte. Non solo, dal punto di vista dell'inchiesta ci sono novità e c'è anche una sorta di provocazione lanciata dal PM che sta seguendo le indagini, Cozzi, il quale sostanzialmente dice lo Stato si è comportato nei confronti del Ponte Morandi come fosse un proprietario assenteista, delegando la gestione della sicurezza ad altri, in questo caso alla società Autostrade per la manutenzione, quasi a dire occupatene tu. Questa è una sorta di provocazione che però c'entra il punto nodale politico di queste ore, cioè un ritorno possibile alla nazionalizzazione, quindi un passo indietro rispetto alla privatizzazione che è stata avviata, come sapete, negli anni 90. Ma come si può tornare alla nazionalizzazione? Quali sono i margini per tornare dal punto di vista della fattibilità, dal punto di vista dei costi e dal punto di vista anche della filosofia, della concezione dello Stato? Cercheremo nel Tre Giornali di raccontarvi tutto questo, così come vi racconteremo anche della situazione degli sfollati, perché poi ci sono le emergenze, quelle quotidiane, e oggi è stato annunciato che domani saranno disponibili già le prime unità, 11 unità abitative per le famiglie di sfollati, per altrettante famiglie di sfollati, ma il Presidente della Regione Liguria, Toti, ha assicurato che entro fine mese ci saranno abitazioni per tutti. Ma poi c'è un altro tema di cui ci occuperemo nel telegiornale, che è diventato motivo di dibattito politico molto forte, la questione della nave, ancora irrisolta, della nave Diciotti, che è al largo di Lampedusa da 4 giorni con a bordo 177 migranti e non ha ancora trovato un posto dove attraccare, un porto sicuro, così come prescrive la legge. La novità importante è che il ministro dell'Interno Salvini si è rivolto, come sapete, già ieri all'Europa, ma oggi lo ha fatto in maniera molto più assertiva, dichiarando: o trovate un porto per lo sbarco oppure questi migranti li riportiamo in Libia. Ora, questa dichiarazione fatta da un ministro naturalmente ha un peso molto forte, perché bisogna capire, e ancora non è chiaro, se questa dichiarazione va contro quelli che sono i dettami del diritto internazionale. Sentirete infatti che ci sono delle reazioni molto forti a queste dichiarazioni, perché, come sapete, è un dovere appunto a salvare le vite in mare, soprattutto non si possono portare in porti che non sono considerati sicuri, a meno che non ci sia appunto un accordo con i paesi di provenienza. Torneremo poi anche sulla questione degli sfollati in Molise con il nostro inviato e poi ci occuperemo naturalmente della Grecia, perché da domani è fuori dal programma di protezione per la prima volta, quindi non è più sotto tutela, come si dice, della Troica. Sentiremo che cosa ha significato questo programma per il Paese. Vi aspetto tra 30 secondi per i titoli. Varie concause potrebbero aver contribuito al crollo del Ponte Morandi, lo dice il presidente della commissione ispettiva del Ministero dei Trasporti, Roberto Ferrazza. Oltre al cedimento degli stralli, si ipotizza il collasso di una soletta dell'impalcato. Secondo il procuratore Cozzi, lo Stato poi ha abdicato alla sua funzione di controllo, la sicurezza non può andare ai privati. Intanto sono concluse l'operazione di recupero delle vittime e il lavoro dei vigili del fuoco ora si concentra sulla messa in sicurezza e sulla bonifica della zona del disastro, anche per sgomberare il letto del torrente Polcevera prima che arrivino le piogge. Domani ci sarà la consegna dei primi alloggi agli sfollati che abitavano nei palazzi sotto il ponte.
Il governo è con Genova e con i genovesi, promette il Presidente del Consiglio Conte, non solo a parole ma con gesti concreti. L'esecutivo annuncia, il sottosegretario leghista Giorgetti varerà da settembre una grande operazione di messa in sicurezza infrastrutturale del Paese. Via libera dunque alla Gronda e alla TAP e anche alla TAV, ma in versione ridimensionata e più sobria. È sempre più incandescente lo scontro Italia-Malta sulla nave Diciotti che con 177 migranti attende un porto nel canale di Sicilia. Salvini chiama in causa l'Europa e minaccia: se non ci aiuterà li riporteremo in Libia. Dure le opposizioni, il respingimento è vietato dai trattati internazionali. Per Malta la Diciotti non ha effettuato un salvataggio, Lampedusa rimane il porto più vicino e sicuro. Domani la Grecia uscirà dal terzo e ultimo piano di aiuti internazionali che ne hanno evitato l'uscita dall'euro a costo però di pesantissime riforme che hanno ridotto il paese in ginocchio. L'economia mostra timidi segnali di ripresa, ma la strada verso l'uscita dalla crisi è ancora lunga. Eccoci, allora, la situazione è più complessa come era prevedibile di quel che sembrava. È del tutto evidente che di fronte a una tragedia come quella del crollo del ponte Morandi l'istinto è quello di trovare soluzioni, capri espiatori, responsabili immediatamente anche per cercare di lenire e di sedare il dolore delle tante persone che hanno perso i parenti, amici su quel ponte maledetto. Però la situazione poi tecnicamente, dicevamo, è più complessa e oggi lo vedrete tra poco nelle immagini che uno dei nostri inviati è riuscito a girare in maniera molto chiara. Per la prima volta tecnici della commissione ispettiva sono tornati su Ponte Morandi. Cercano increspature sull'asfalto, segnali bruschi di distacco dei giunti lungo la strada, una qualsiasi anomalia visibile ad occhio nudo. I tecnici di Autostrade, ma anche i membri della commissione voluta dal Ministero delle Infrastrutture, mentre camminano sul troncone lato ovest del Ponte Morandi. Ecco le prime immagini della loro ispezione visiva, uno dei metodi utilizzati per mettere in sicurezza questo lato del viadotto, dopo l'autorizzazione arrivata dalla Procura. Gli accertamenti sulle cause del crollo entrano nel vivo e andranno avanti per giorni, non solo con ispezioni dirette, ma soprattutto con le analisi scientifiche delle macerie, perché da ogni singolo pezzo di calcestruzzo, ferro, cemento può arrivare una risposta utile per capire la dinamica del disastro e quindi anche l'origine. Roberto Ferrazza è il presidente della commissione ispettiva del Ministero dei Trasporti, nonché provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. È un architetto e rimanda ai colleghi ingegneri le valutazioni prettamente strutturali. Ancora non è chiaro, dice in una pausa, non si sa cosa si sia rotto per primo. Potrebbe essere stato uno strallo, una delle strutture diagonali che reggono il ponte, ma forse potrebbe avere ceduto una mensola, una delle enormi lastre su cui appoggia l'impalcato, cioè la strada. C'è stata una rottura che ha fatto precipitare, ha provocato un movimento, diciamo, della struttura non equilibrato, cioè il ponte non è caduto sulla sua proiezione, ma si è torto prima, si è storto e poi è caduto. Per questo noi abbiamo trovato oggi, io per la prima volta, perché non ero mai stato dall'altra parte, delle strutture messe di sbieco. Anche le carte potranno dare risposte a questo disastro. I lavori strutturali del pilone 9 e 10 sarebbero dovuti iniziare in autunno. La gara d'appalto, conclusa a giugno, su un progetto nato 3 anni fa. La domanda rimane: perché ci è voluto così tanto tempo per concludere la fase progettuale, quando i segnali di anomalie su quelle strutture che si sono sbriciolate erano già noti? Anche da chi doveva vigilare, non solo da Autostrade, che ripete che non c'erano segnali di urgenza per quei lavori. E il Ministero, cui per legge spettano i controlli, era a conoscenza dello studio del Politecnico di Milano che evidenziava alcune criticità sul pilone 9? Lo Stato non può abdicare alla funzione di controllo, la sicurezza non può andare ai privati, ha detto in un'intervista al procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, e chissà se la frase è solo una linea di principio. Dunque la situazione è più difficile e complicata come potevamo prevedere rispetto all'inizio, ma questo crollo del Ponte Morandi ha anche dato una sferzata alla linea politica del governo, perché di fronte a una tragedia del genere sta prevalendo una linea, diciamo, più interventista, che oggi è stata ribadita anche dal Premier Conte, che non ha nessuna intenzione naturalmente di lasciare soli i genovesi, ma una linea interventista soprattutto sulle grandi opere.
Il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti. Ha messo a disposizione i fondi necessari, ma adesso pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto e faremo ancora tanto altro. Non lasciamo sola Genova. Così il Premier Giuseppe Conte, ricordando i 28 milioni stanziati ieri nel secondo Consiglio dei Ministri genovese e rimarcando la volontà di presidiare il dopo crollo, nonché la discontinuità rispetto al passato forte di un sostegno popolare manifestatosi anche durante i funerali. A parlare dell'intenzione dell'esecutivo di varare a settembre una grande operazione di messa in sicurezza infrastrutturale del paese, un piano che non riguarderà solo la rete autostradale, i ponti, i viadotti, gli acquedotti, ma anche le scuole, le situazioni a rischio, è però il sottosegretario leghista Giorgetti, un'operazione di manutenzione senza precedenti, dice, convinto della benevolenza dell'Unione Europea. Giorgetti parla di Genova, la gronda si farà, parla di autostrade, quando si vedono i dati di bilancio e i margini di redditività viene qualche pensiero riguardo al dare e all'avere di queste convenzioni, una riflessione va fatta, ma parla Giorgetti anche delle altre grandi opere con gli alleati di contratto pentastellati. Difficile possa essere fermata la TAP, mentre sulla TAV sembra cercare spazio tra 5 Stelle e Salvini. Forse la cosa più ragionevole è un ridimensionamento dell'opera, dichiara, una TAV più sobria. Sul piano Giorgetti arrivano apprezzamenti da parte del PD e di Forza Italia, che restano all'attacco però del governo sulla gestione del disastro di Genova. Scelgono di minare alle basi lo Stato di diritto per mera smania propagandistica. Noi diciamo no ai processi sommari a beneficio della rete. Chi sbaglia deve pagare e sarà la magistratura a dirci di chi sono le responsabilità, dice per esempio la Gelmini per Forza Italia. Mentre il partito di Martina, ancora condizionato dallo shock post-voto, sembra scosso dai pubblici dissensi registrati ieri a Genova, i fischi ricevuti dai suoi esponenti presenti ai funerali. Ansaldi e la Serracchiani parlano di clac politica, accusando il governo di aver cavalcato una tragedia come fosse uno show, mentre Calenda continua a guardare a un incerto futuro. La questione, dice, è organizzare un progetto alternativo. Ci vorrà tempo, speravo si potesse fare più rapidamente. Il PD è ancora fermo a Renziani contro anti-Renziani. Anche perché, per dire le cose apertis verbis, non c'è soltanto Autostrade che si occupa della gestione e della manutenzione di un tratto della nostra rete. Sono 25 concessionari di autostrade più 130 che si occupano di dighe, impianti idroelettrici, eccetera. Tutti questi concessionari il Ministero ha chiesto un report per capire qual è lo stato dei fatti in questo momento. Ma si sta parlando, lo avete sentito, di un ritorno, di un abbandono alle privatizzazioni, di un ritorno alla nazionalizzazione, soprattutto delle artere delle infrastrutture principali del nostro paese. Ma che cosa significa esattamente questo e quali sono i margini di fattibilità e di costi di questa operazione? Abbiamo cercato di spiegarvelo. Questo nuovo governo ha rispolverato tante parole e una nazionalizzazione adesso è il suo terribile simbolo. Il crollo del ponte di Genova si mostra come il frutto marcio, insanguinato delle privatizzazioni, anomalia ora da correggere. Che lo Stato torni padrone, ci sta, chi comanda molte facoltà, compresa quella di invertire una tendenza, che in principio fu con Prodi, ha portato in Italia appetiti e soldi stranieri. Dire che questo ha salvato il salvabile nazionale non fa proseliti, li fa dire il contrario. Eppure siamo sicuri che lo Stato padrone sia comunque bravo, efficiente? Due punti di vista. Il primo, Stato padrone significa che partiti e politici ne sono gli interpreti, significa, con tutto il rispetto per una stimabile concorrente, modello Rai. Significa che qualunque cosa accada, perché le aziende possono anche andare male, avere perdite da ripianare, che alla fin fine a porre rimedio saranno gli azionisti, solo che gli azionisti dello Stato sono i contribuenti, siamo noi. Significa soldi per investire, coraggio di tagliare l'occupazione nel caso di autostrade, significa avere subito miliardi da spendere per asfaltare, costruire, potenziare, avere competenze immediate. Uno dirà, le competenze le appalti. Bene, allora significa garantire che nell'affidamento di questi appalti partiti e politici non abbiano modo di metterci la manina. Però c'è anche il secondo punto di vista. Lo Stato ha comunque finanziato le privatizzazioni pur non essendo più padrone. Ha pagato per salvare con gli ammortizzatori sociali lavoratori a servizio di famiglie proprietarie di aziende. Ha pagato sotto il ricatto che avrebbero chiuso o tagliato. Ha dovuto subire l'onta di imprese con fabbriche in Italia ma sedi legali e fiscali all'estero. L'Ilva, vedi poi, per fare un nome, ceduta per un tozzo di pane ai Riva, che poi furono chiamati anche da Berlusconi per salvare Alitalia. Risultato noto e pessimo.
Atlantia è il riferimento ora più scontato di come i gioielli di Stato siano stati svenduti, regalati, ceduti. Qui i verbi usati sono vari, al privato. E il privato, ovviamente, che in questo caso riporta la famiglia Benetton, incarna ora quell'anomalia da ribaltare. Il tema è ampio. La Cassa Depositi e Prestiti, che va ricordato, gestisce il risparmio postale di milioni di italiani, più piccoli che grandi, ha cambiato uomini e cervelli e di lei si vuol fare comunque una banca con la quale sostenere l'impresa italiana, nazionalizzando. Il governatore leghista del Veneto spinge per una holding privata nordestina per gestirsi le autostrade di zona. Sinceramente lassù hanno i soldi e non certo il problema di non riempire nemmeno le buche per strada. Troppo facile. E poi c'è la vita, quella vera di tutti i giorni, che è diventata particolarmente dura e difficile per quelle famiglie. Si tratta di circa 600 persone che dopo il crollo della Morandi hanno dovuto abbandonare le loro case. Già domani dovrebbero arrivare i primi alloggi. Prima i disabili, poi i nuclei familiari con i minori in età scolare senza allontanarli troppo dal quartiere. Sono i criteri basi dell'algoritmo che deciderà chi tra gli sfollati delle case sotto il ponte Morandi avrà diritto per primo ad un alloggio. Sono pronte le prime abitazioni nel quartiere di San Biagio, a 8 km dal viadotto crollato martedì. E non è stata una domenica facile per gli sfollati di Via Porro, che si sono ritrovati per discutere delle priorità di tutti i condomini. Nessuno è venuto a dirci che domani consegnano 15 case, 20, 30, siamo arrabbiati, delusi. Dove sono? Dove sono queste persone che dovrebbero essere al nostro fianco? Dove sono? Ormai quella che era una delle strade più trafficate sino al cedimento del Morandi è diventata il punto d'incontro, la piazza, dove chi è rimasto senza casa si ritrova e si confronta e dove a volte arrivano anche altri privati cittadini ad offrire aiuto e solidarietà. Oggi pomeriggio c'è stata la messa per ricordare tutte le vittime della tragedia, quei 43 morti. Con gli ultimi recuperati, Christian, Daphna e la piccola Crystal di 9 anni, la famiglia in viaggio per le vacanze, si è chiusa stamattina la fase dei ritrovamenti, ma si continuerà a scavare. Noi continuiamo a lavorare perché continuiamo a lavorare al servizio di chi condurrà poi l'attività investigativa per capire le cause e condurremo l'attività di rimozione delle macerie con la stessa delicatezza con cui abbiamo condotto fino adesso alla ricerca delle persone. Bisogna accelerare lo sgombro dei detriti nel letto del Polcevera. Se dovesse piovere, i pezzi di ponte creerebbero una sorta di diga in una zona a fortissimo rischio esondazioni. Basta mezz'ora di pioggia intensa sul torrente, ora completamente asciutto, per avere la piena. La regione ha creato un bollettino meteo dedicato. Capitolo viabilità. A partire da un mese dal dissequestro dalle aree interessate al crollo, sarà possibile creare dei bypass per i collegamenti merci, ferroviari e per il porto. Ma ora quello che preme di più è la viabilità ordinaria. Domani, primo giorno lavorativo dopo la settimana di Ferragosto, sarà un duro test per tutti i genovesi. Ma il governo in queste ore ha anche un'altra questione delicatissima da risolvere, quella della nave Diciotti che da 4 giorni è al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo in attesa di sapere in quale porto potrà sbarcarli. Un porto sicuro come prevede la legge internazionale, ma Salvini si è messo di traverso, già era successo con la stessa nave, anche con la nave Aquarius, e ha minacciato che o si trova un porto sicuro esterno all'Italia oppure i migranti verranno riportati in Libia. Ma è legale? Un nuovo braccio di ferro Italia-Malta sull'accoglienza dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana che li ha soccorsi il 14 agosto scorso in acque SAR maltesi. L'imbarcazione, senza ancora l'indicazione di un porto di sbarco, si trova in rada davanti al porto di Lampedusa, in attesa di una decisione. Due ministri del governo italiano, Salvini e Toninelli, puntano il dito contro Malta e chiamano in causa l'Unione Europea, invitandola a dipanare la matassa. Il ministro dell'Interno, in assenza di una risposta dell'Europa, minaccia di riportare in Libia i migranti. Con la Libia considerata porto non sicuro, l'azione minacciata sarebbe però una violazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Per il ministro delle infrastrutture il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e meritevole di sanzioni. Toninelli sollecita l'Unione Europea a farsi avanti e aprire i propri porti alla solidarietà, altrimenti, sottolinea, non ha motivo di esistere. Poco più di un mese fa, con la stessa nave attraccata al porto di Trapani, a sbloccare la situazione di stallo era intervenuto il Presidente della Repubblica. Dal canto suo il governo maltese preme perché la nave Diciotti approdi nel
nel nostro paese. L'unica soluzione, scrive in un tweet il ministro dell'Interno, Michael Farrugia, è di sbarcarli in un porto italiano. Secondo Farrugia, se l'Italia vuole ancora trattare questo caso come un salvataggio, Lampedusa rimane il luogo più vicino di sicurezza, secondo le convenzioni applicabili. Nei giorni scorsi la nave Aquarius, ferma nel Mediterraneo, era stata fatta attraccare alla Valletta solo dopo un accordo di redistribuzione dei migranti a bordo tra diversi paesi europei, compresa l'Italia. Ad una soluzione diplomatica sta lavorando il ministro degli esteri, Moavero Milanesi, che all'Unione Europea chiede un impegno ad accogliere i richiedenti asilo, come già avvenuto per l'Aquarius. Dei 177 migranti a bordo della 18, 11 sono donne, con loro anche alcuni bambini. 13 migranti dei 190 soccorsi 5 giorni fa sono già stati ricoverati nel poliambulatorio di Lampedusa. Il caso della nave 18 segna il ritorno in primo piano della linea dura sui migranti, con Salvini pronto a riprendersi la scena. O l'Europa decide seriamente di aiutare l'Italia in concreto, o saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti, e cioè riaccompagnare in un porto libico le persone recuperate in mare, dice il vice premier e ministro dell'Interno. Un avvertimento senza precedenti, accolto dalle proteste a sinistra. Salvini smetta la sua propaganda permanente, sa benissimo che i migranti a bordo della 18 non possono essere rispediti in Libia, dice il senatore PD Ernesto Magorno. Per Nicola Fratoianni, sinistra italiana, il limite è ampiamente superato. Salvini annuncia senza vergogna la volontà di compiere un respingimento collettivo. Il governo decide di compiere un reato, accusa Fratoianni che chiede l'intervento del Quirinale. Da destra Giorgia Meloni invece ripete la ricetta di Fratelli d'Italia. L'unica soluzione è il blocco navale al largo delle coste libiche per impedire ai barconi di partire. Il resto sono chiacchiere. Polemiche mentre il titolare del Viminale rilancia. Ci sono stati 80.000 sbarchi in meno dall'inizio dell'anno e 32.000 in meno in quasi 2 mesi e mezzo da ministro. Sono risultati ottimi, ma non mi accontento. Dunque nessuna marcia indietro, da Salvini nuova prova di forza e nuova sfida all'Europa e non solo. Il governo ha l'apprezzamento ai massimi storici e proprio per questo cercheranno in ogni maniera di stroncare l'esperimento italiano con il debito pubblico e lo spread e il declassamento delle agenzie di rating e i richiami e le penalità, profetizza Salvini. Noi siamo contenti di questi primi 2 mesi e mezzo di governo, ma c'è qualcuno che è meno contento, perché se l'Italia dimostra che un governo che non dipende dai soliti, dai banchieri, dai finanzieri, dai poteri forti, fa quel che deve fare, la gente è contenta, quelli sono terrorizzati che la stessa cosa possa accadere altrove. Allora, solo 2 precisazioni. Intanto nel frattempo avete sentito citato Fratoianni nel servizio di Andrea Molino. Sinistra Italiana si è rivolta direttamente al Capo dello Stato chiedendo un suo intervento per dirimere la questione della nave 18, come peraltro era già avvenuto l'altra volta quando c'era un problema analogo rispetto alla stessa nave. Non solo, e poi volevo dirvi che in realtà questo problema continuare a ripetersi e a ritrovare il problema della gestione, di trovare un porto sicuro, dipende dal fatto che la legge, che è quella della Convenzione del 79, la Convenzione di Amburgo del 79, prevede un posto sicuro genericamente, è sufficientemente vaga per essere interpretata in modo diverso. La linea politica, e questa è la differenza rispetto agli anni passati di questo governo, è che questa interpretazione non va nella direzione di assegnare all'Italia il posto sicuro prioritariamente rispetto agli altri. Ma oggi la notizia che arriva dall'Europa, forse più importante dall'estero, è quella che la Grecia è uscita dal terzo programma di tutela della Troica, cioè dell'Unione Europea, della BCE e del Fondo Monetario, e quindi da domani non sarà più appunto sotto tutela per quanto riguarda i suoi conti, ma questo ha significato un impoverimento molto forte del Paese, soprattutto dal 2023, quando dovrà cominciare a restituire il debito. Probabilmente questo macigno sarà estremamente pesante per gli anni a venire. Un paese normale, la Grecia, che esce da 9 anni di supervisione internazionale secondo il suo premier Alexis Tsipras, l'uomo eletto per dire no all'Europa, alla Troica, alla Germania, alle riforme che hanno affamato il paese, ma che alla fine ha dovuto capitolare ed accettare le condizioni durissime per ottenere quei 260 miliardi di prestiti che hanno evitato la bancarotta ed hanno mantenuto in vita un euro che non ha mai rischiato tanto.
I soldi sono stati ripagati e da domani Atene recupera la sua piena sovranità economica e finanziaria. Significa che tornerà ad approvvigionarsi sui mercati, non senza una certa curiosità per l'accoglienza che riceveranno i titoli del debito sovrano in un momento in cui l'Europa affronta una nuova crisi che arriva ad un passo proprio da casa sua, dalla Turchia. Tuttavia nel paese normale di Tsipras nulla è più normale da anni. Quello che è accaduto è stato per lunghi momenti inimmaginabile per uno Stato europeo parte integrante della moneta unica. La disoccupazione nel 2013 è arrivata a toccare il 28%, ora si attesta poco sopra il 19%. Per il settore pubblico ha significato il crollo dello Stato sociale, scuole chiuse, ospedali privi di personale e medicine, l'apertura di farmacie sociali. Chi ha mantenuto un lavoro ha spesso visto il salario dimezzato, chi aveva una pensione non di rado unica fonte di reddito per l'intera famiglia l'ha vista ridotta ai minimi di legge. Sono i costi sociali, anzi umani, dei numeri che oggi l'Europa, un po' meno il governo greco, presentano con orgoglio. Su tutti il rapporto tra debito e PIL che in Italia continua a crescere e per Atene invece in rapida discesa, pur essendo ancora il più alto d'Europa, oltre il 180%, tra un anno secondo l'Ocse sarà già 10 punti sotto, grazie ai continui avanzi di bilancio di oltre il 4,5%. In ascesa anche il PIL che nel 2018 sfonderà il muro del 2%, arrivando al 2,3% nel 2019 e tuttavia la strada per recuperare i 26 punti perduti durante la crisi è lunga. Il governo greco ha già promesso che con la sua ritrovata sovranità tornerà a mettere al primo posto le esigenze sociali. I debitori alla porta si lasciano dietro il consiglio, forse la minaccia di non annacquare le riforme. Trovare l'equilibrio sarà la vera sfida per la nuova Grecia sovrana. Ancora due notizie che arrivano dall'estero, una riguarda gli Stati Uniti e la Siria. Trump infatti ha confermato, come aveva già annunciato secondo le indiscrezioni che erano uscite già ieri, il blocco dei fondi per la stabilizzazione della Siria. Gli Stati Uniti hanno messo fine al ridicolo pagamento, così si è espresso il Presidente degli Stati Uniti, il ridicolo pagamento annuale di 230 milioni di dollari per la Siria. Al posto nostro pagheranno Arabia Saudita e altri paesi ricchi del Medio Oriente. Voglio lo sviluppo degli Stati Uniti, del nostro esercito, di quello dei paesi che ci aiutano, ha scritto Trump nel tweet che avete visto poco fa. L'altra notizia invece riguarda l'Indonesia, c'è stata una nuova scossa molto forte del 6,9 gradi della scala Richter a 124 km a nord-est dell'isola di Lombok, parliamo dell'Indonesia, e a una profondità di 20 km sotto il livello del mare. Questa mattina peraltro c'era stato un altro sisma di 6,3 avvertito anche a Bali. La popolazione naturalmente è, come vedete, scappata dalle abitazioni, peraltro è stremata perché ci sono già stati 460 morti alcune settimane fa provocati proprio dal terremoto. Il sisma di magnitudo 6,9 si era verificato il 5 agosto, lo ricorderete, distruggendo migliaia di case, moschee, imprese in tutta Lombok. In questo momento, almeno fino a quanto se ne sa, non c'è notizia per questa scossa del pomeriggio di ulteriori vittime o ferite. Non è stata emessa fino a questo momento alcuna allerta tsunami. E torniamo a parlare delle notizie italiane, perché c'è un'altra popolazione che è molto, sta vivendo ore di grande dolore, di grande disagio, è quella del Molise e dell'Abruzzo per le scosse ancora una volta di terremoto che hanno colpito la zona in provincia di Campobasso, e la nostra inviata ci racconta il disagio di queste ore. Dormire con la paura addosso, con l'ansia che possa succedere di nuovo, che la terra torni a tremare. Così vivono gli abitanti dei comuni del Basso Molise, attraversati da uno sciame sismico che non si ferma. Prima la scossa della vigilia di Ferragosto 4,6, poi quella di tre giorni fa 5,1 e l'allerta della Protezione Civile col capo dipartimento Borrelli, che non ha escluso nuove scosse con magnitudo superiore. Monte Cilfone, Palata, Guglionesi, i paesi più colpiti, la gente dorme fuori dalle case. C'è chi passa la notte in macchina da una settimana. A qualcuno la Protezione Civile ha allestito una tenda nel giardino, c'è chi si arrangia coi materassi all'aperto. A Monte Cilfone, l'epicentro, il sindaco ha aperto la scuola elementare costruita con criteri antisismici, un'ottantina di brandine sistemate nelle classi. I danni sono stati ingenti, la cisterna che rifornisce l'acqua a tutto il paese presenta lesioni e crepe profonde, è stata chiusa. L'acqua arriva con le autobotti, crepe in molti edifici e nelle
nella chiesa settecentesca di San Giorgio, ristrutturata da poco. Monte Cilfone, un migliaio di abitanti, piccola comunità dove si parla albanese, fondata nel XVI secolo da un gruppo di albanesi che scappavano dai turchi. Ora tutti sono andati via. Prima 3 giorni dormire alla macchina, ieri dormire alla scuola. Il presidente della regione Donato Toma, venuto per un sopralluogo, chiederà lo stato di emergenza. Qui a Guglianesi, uno dei comuni maggiormente colpiti dalle scosse di questi giorni, la protezione civile ha allestito un campo, una tendopoli, 15 tenso strutture in cui vivono, dormono dalla vigilia di Ferragosto circa 200 persone. Ho tanta paura, mi trema tutta la vita, dico adesso fa un'altra scossa. A Palata le crepe come un fulmine si sono infilate anche negli uffici del municipio. Il sindaco ha chiesto di allestire una tendopoli per tutti gli abitanti della zona, prevedendo il peggio. Dormono ancora nelle macchine, sono 2-3 notte che dormono nelle macchine e hanno paura di rientrare a casa. Si è creato questo panico. In tutto finora sono circa 400 gli sfollati, per così dire ufficiali, ma il numero è in difetto perché quasi tutti gli abitanti di questo distretto, provincia di Campobasso, per prudenza hanno lasciato le case e si preparano ad un'altra notte di ansia e di paura. Dopo di noi WhatsApp, ci fermiamo però qualche istante, prima torniamo per gli aggiornamenti. Ecco, ci stavo controllando, ma non ci sono ulteriori aggiornamenti o notizie da darvi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio a WhatsApp e ci vediamo, se volete, domani, poco prima delle 20. Buona serata.